Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai. Il nostro tour continuo, abbiamo anche il candidato a presidente del gruppo che prende proprio il suo nome, il gruppo Carbone. Ieri abbiamo dato spazio al gruppo Surace. Sì, fa un po' strano essere candidato a presidente. Pierpaolo, coach, come va? Ma guarda, fa strano, però ti devo dire che fa piacere. Poi oltretutto il giro di contatti che ho avuto in questo periodo, che è stato brevissimo ma intensissimo, è stato molto interessante. Quindi ne esco sicuramente arricchito da questa esperienza, comunque vada. Allora arriviamo all'intervista probabilmente più cocente della giornata, quella appena trascorsa, con il candidato consigliere Pierluigi Morabito, che parla di spaccatura tra Reggio Calabria e il resto del basket. Com'è questa situazione? Ma guarda, io, si sono dette tante cose, si potrebbe dire tantissimo altro. Io parlo chiaramente in favore del movimento e dico che la mia candidatura non è finalizzata a una rottura degli equilibri proprio in seno al movimento cestistico, ma piuttosto cerco di dare con il mio contributo un nuovo input, non solo alla provincia di Reggio Calabria, ma anche che vive di una sua tradizione, che è la migliore tradizione della regione, ma anche questo input soprattutto alle altre province del movimento cestistico calabrese, ma mi riferisco un po' a tutte le province, da Crotone a Vibo Pizzo, a Cosenza, a Catanzaro stesso e perché no anche a Soverato, che è vicino a Catanzaro, però è una realtà ben precisa. E quindi io penso che questo discorso deve essere uno dei punti focali, diciamo, del mio programma. Quindi io non so se per chi ha letto il programma, io questo ora... Ci stavo per arrivare. Approfitto tramite te che mi dai questa grande possibilità, perché io penso che ci sia veramente da fare tanto, e con tanto entusiasmo e con tanta voglia che io vorrei buttare sul campo. Uno dei miei punti, per chi l'ha letto, io parlo di una cabina di regia, quindi di una costituzione di un gruppo di lavoro, quindi non bastano quattro consiglieri per fare tutto il tipo di lavoro, ma ci vuole veramente tanta dedizione e tanto lavoro sul campo e perché no anche negli uffici. Ma però questa mano io la chiederò chiaramente a tutte le società che rappresentano il territorio, sia per manifestare le criticità proprio del movimento, ma anche per mettere in evidenza delle buone prassi, delle buone cose. Io sento troppe lamentele in questa campagna elettorale, perché è vero, qua ci lamentiamo, però se ci lamentiamo dobbiamo essere anche consapevoli di dare un cambiamento. E il cambiamento chiaramente vorrei rappresentarlo personalmente, e ritengo che questa sia una scelta coraggiosissima da parte mia. Io non ti nascondo che ho qualche amico a Reggio Calabria e mi ha detto: mamma mia, forse tu vuoi scalare la montagna. No, ho detto sì, io ci provo a scalare la montagna. Chiaramente ho bisogno del contributo di tutti, e quando dico del contributo di tutti io non posso dire Viola sì, Capreggio no, sto inventando due nomi a caso. Sì, sì. Dico tutto, quando dico tutto bisogna fare una veramente una visione a 360 gradi di tutto il movimento, perché è questo che bisogna fare se veramente vogliamo bene al basket. Io ho apprezzato quello che ha detto ieri Valerio Chinè nel suo intervento, no? Che lui è a disposizione, va benissimo, perché comunque ha detto che è a disposizione, benissimo, sì, sì. È grande persona e grande effetto. Quindi io sono su questa scia, e su questa scia mi devo muovere, perché guarda, c'è tanto da fare, c'è dalla scuola, dal mondo della scuola, c'è dal mini basket che lo ritengo fondamentale, c'è dagli arbitri. Noi dobbiamo costituire una scuola arbitrale regionale, e noi purtroppo questa non l'abbiamo, ma la dobbiamo fare, perché le capacità ci sono. C'è Gianni Santucci, che ho io una grande stima profonda, e perché sta facendo il suo lavoro e continuerà a farlo, chiaramente supportato da un comitato. Quest'anno c'è un regolamento per quanto riguarda gli arbitri, esatto. Da quello che ho capito, cioè è qualsiasi tipo di tesserato, giocatore o dirigente, non può fare anche l'arbitro. Dunque il movimento ne va
a risentire ancora di più, perché anche i giovani si trovano davanti ad una scelta: o continuo a giocare a basket o faccio l'arbitro, insomma. Ma vabbè, ma senza dubbio, però noi il reclutamento famoso che diciamo, no, lo dobbiamo fare veramente in tutti i settori, è veramente andando a raschiare dappertutto, quindi non solo per quanto riguarda il mini basket e quindi avere più utenti e quindi poi avere più istruttori di mini basket, quindi poi avere più bravi allenatori che sappiano costruire bravi giocatori, e quindi è tutto a cascata, quindi si muove tutto a cascata. Però chiaramente ci vorrà, prima cosa ci vorrà del tempo, bisogna poi investire le persone, io ritengo, ho molta fiducia in questo perché le persone ci sono, sia nel settore tecnico che nel settore dirigenziale. Faccio qualche esempio al volo, giusto per capire. Sì, certo. Gaetano Gebbia fa delle consulenze tecniche alle altre regioni, tu lo sai. Sì. Noi ne dovremmo approfittare, tu che dici? Oppure anche di altre cose, di dirigenti sportivi, ma ce ne sono degli ottimi, ma dobbiamo cercare di sfruttarli ancora di più per cercare di far accrescere il movimento. Io ci credo tantissimo in questa cosa. Chiaramente vorrei che da parte degli amici di Reggio, perché vedono questo, purtroppo è stato impostato questo discorso, secondo me forse un po' strumentalizzato il discorso, prima del comitato. Da me l'hai chiarito due volte, che lo sia in diretta via, che esatto, sul sito. Però queste strumentalizzazioni in questo momento non servono, bisogna veramente passarsi una mano sulla coscienza, e se si vuole lavorare in una direzione io sono pronto a farlo, sono a capo della mia delegazione, ma la mia delegazione, sottolineo, non si ferma a quei tre consiglieri, ma dovrò costituire a brevissimo termine un gruppo di lavoro dove non devo escludere nessuno, ripeto, da Soverato, dove per esempio c'è l'amico Stefano Gioffre che chiamerò in causa certamente, ad altre zone della Calabria dove chiaramente è giusto che il movimento possa continuare e accrescere il suo movimento, insomma. Questo, ho bisogno veramente del contributo di tutti, e quindi mi auguro che all'indomani del risultato elettorale lo schieramento che vincerà attiva una politica di collaborazione, proprio per evitare che i vecchi rancori, i vecchi campanilismi possano riaffiorare. E questo chiaramente andrà a vantaggio dello sviluppo del movimento cestistico in Calabria. Questa è la mia aspettativa. Allora, questo era Pierpaolo Carbone in sintesi, anche perché venerdì lo ritroveremo ancora qui per il testa a testa in compagnia di Paolo Surace, e c'è tanto da fare in questa pallacanestro, speriamo anche noi di dare il nostro contributo con le vostre parole, fondamentalmente. In bocca al lupo, Pierpaolo. Crepi lupi, io ti ringrazio e sottolineo sempre che sei una persona gentilissima, che dai la possibilità di chiarire alcuni passaggi che ritengo oggi siano stati fondamentali. Ma specifichiamo che io non voto, quindi. Sì, no, va bene, no, per sì, dovere sì, di informazione. Sì. Tu fai l'informazione e la fai bene. Anche perché ieri mi chiedevano per chi voti, io fondamentalmente non rispondo. Che è la migliore cosa, anche perché non voto, a questo giro non voto, insomma. Certamente. A presto, Pierpaolo. Ok, grazie a te. Era Pierpaolo Carbone, candidato a presidente del Comitato Regionale della FIP. Tutti figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Marco. E Campanaro, non si udirete mai.